Nome. Laura. Aldo. Cognome. Ronchietto Silvano. Piglione. Età? 49 anni. 55. Professione. Consulente, sicurezza sul lavoro. Autotrasportatore. Hobby. Musica. Assessore in comune. Camminate quando ho tempo. Musica anch'io, suoniamo entrambi nella banda cittadina di Cornier, scrivo romanzi e mi piace correre, fare running, footing, come si diceva una volta. Di quale borgo fai parte? Dei Trota, quindi della corte, ho fatto parte di San Rocco nei primi anni in cui sfilavo. Io ho fatto parte del San Rocco inizialmente, poi sono passato nei Trota, dove sono tuttora. La prima volta che hai partecipato al torneo di maggio. Il torneo 1995, per amore. Io ho partecipato fin dalla prima edizione, 1987, e da allora non ho più smesso. Come e quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nella banda musicale di Cornier e poi eravamo vicini di casa. Non posso che confermare quello che dice lei, quindi da che io avevo 9 anni, lei ne aveva 2, e quindi ci conosciamo da allora. Perché hai deciso di candidarti al ruolo di reale del torneo? Perché dopo tanti anni, lo scorso maggio, durante il torneo, è scattata questa scintilla e abbiamo deciso che era venuto il momento giusto. Sì, per quello che mi riguarda, anche diciamo che io, avendo partecipato fin dalla prima edizione, ho visto il torneo in tutte le sue forme, in tutte le sue glorie. L'ho vissuto da Borghigiano, l'ho vissuto da Trota, gruppo dal quale io pensavo fosse il modo migliore per vivere il torneo. Invece quest'anno abbiamo proprio deciso di provare a fare i protagonisti. È stata la fine di un percorso. Quale emozione hai provato quando hai saputo di essere stato scelto come reale? È stata un'emozione particolare, sicuramente diversa, perché inizia un cammino che uno non si aspetta e a pochi giorni inizia a venire l'ansia. Adesso. È stato uno svuotamento, come tenere il fiato per tanti giorni di fila, poi ci hanno detto ok, va bene, sarete voi, e lì è stato il rilassamento che poi è subito stato incalzato dall'agitazione della notizia, diciamo, la felicità. Ringraziamento e dedica per questo importante ruolo che ti è stato affidato. Allora, per prima sicuramente ringrazio il mio re Arduino. Ringraziamo i nostri figli che ovviamente sono stati i primi a sapere di questa candidatura e ci hanno sempre sostenuti. E ringraziamo ovviamente la Proloco per tutto il sostegno, per averci scelti, per tutto il sostegno che ci stanno dando. E ringraziamo i Trota perché sono la nostra famiglia del torneo e saranno la nostra colonna sonora. E poi ringraziamo già tutto il popolo del torneo. Io voglio ringraziare, senza ordine di precedenza, in primis Andrea Peretti, perché se non ci fosse stato lui ad inventare questa festa, tutto questo non esisterebbe. Ringrazio Laura, la mia regina, in questa occasione, e ringrazio la Proloco anch'io perché ci stanno appunto accompagnando passo per passo in questa esperienza che per noi è nuovissima, benché appunto noi due, entrambi, si abbia un'esperienza di anni, però è tutto nuovo e quindi ci hanno proprio preso per mano e portati avanti. E grazie a tutti coloro che ci aiuteranno a fare festa e divertirci. Cosa rappresenta per te il torneo di maggio? Una festa, no, la festa con la F maiuscola da tanti anni. E come abbiamo scritto anche quando ci siamo candidati, per noi il torneo è un po' come il Natale, viene una volta all'anno,
e lo aspettiamo come aspettiamo il Natale, lo aspettiamo perché è una grande festa di Quarnier, dove ritroviamo tanti amici che spesso si vedono solo di corsa e non si ha mai tempo di scambiare due parole. Dunque, per me il torneo di maggio rappresenta, adesso la regina Berta mi ha rubato le parole citando il Natale, però è appunto una grandissima festa che aspetto tutto l'anno, a questo punto come il Capodanno, e può avere anche una valenza più simile, perché ci si carica per arrivare alla fine dell'anno a fare la festa e poi si ha quel senso di vuoto quando tutto finisce. Un pochino la sensazione che provo quando finisce la festa, quando finisce il rumore, quando finisce la gioia e le folle, rimane così un po' il vuoto. Quindi per me è la vita, diciamo. Non esagero a dire questo, è una parte della mia vita importante. Un ricordo particolare legato al torneo? Beh, di ricordi ce ne sono tantissimi, uno in particolare è stato un flash che mi è venuto adesso, un torneo al Ponte Vecchio dove il mio re, assieme ad un nostro caro amico che purtroppo non c'è più, ha suonato il silenzio, eravamo rimasti gli ultimi tre nella piazza. Io ricordi del torneo sono troppi, quindi non so. L'unica immagine vivida che mi viene sovente alla mente è quando nel 1993 non facevo parte del gruppo Trota e appunto chi era allora nel gruppo, c'erano Stefano Duce e Andrea Coello, vennero a chiedermi se avrei avuto piacere di unirmi a loro a suonare per quindi entrare nella corte e suonare per i reali. E per me quello è stato un momento epocale, perché comunque era stato un onore per me avere questa chiamata e poi di seguito entrare a far parte di quel gruppo. Con chi dei passati Re Arduino baratteresti il tuo re? Con nessuno. Con chi delle passate Regine Berta baratteresti la tua regina? Con nessuno, assolutamente. Risposto bene, sì. Sì. La regina Berta augura a tutti coloro che parteciperanno al torneo di maggio? Auguro di divertirsi, di trovare tanti amici e di godersi questa grande festa. Re Arduino augura a tutti coloro che parteciperanno al torneo di maggio? Naturalmente anch'io di divertirsi tanto, di fare aggregazione, dare valore all'amicizia e al tempo libero che necessariamente noi per partecipare e organizzare e dar vita a questa festa dobbiamo trovarci, che è importante, e amicizia e amore e allegria per tre giorni, sfrenate in questo senso. Un augurio o una raccomandazione al tuo re? L'augurio è di divertirsi e di provare emozioni che sicuramente non ha mai provato. La raccomandazione scontata di non bere troppo. Un augurio o una raccomandazione alla tua regina? Auguri tanti di essere rilassata, di essere felice, di essere il fulcro, il fuoco di tutte le attenzioni che sicuramente avremo in questi giorni. Quindi di godertela e di spassartela il più possibile, perché saremo i protagonisti di questa festa. Raccomandazioni: non sgridare troppa gente. Un saluto a tutti i lettori e telespettatori di Obiettivo News. Vi diamo appuntamento al torneo di maggio alla corte di Re Arduino, venite a divertirvi, venite a visitare Quarnier, venite a vedere le sfilate, i giochi, gli spettacoli e a mangiare nelle antiche bettole. Sono caratteristiche, il centro storico sarà bellissimo e vi diamo appuntamento al torneo di maggio. Un saluto a tutti. È un invito a venire alla festa, perché è una grande festa. Non ho altri modi per descrivere questa manifestazione. Quindi vi aspettiamo tutti al torneo di maggio alla corte di Re Arduino 2024.